Le interviste di Venditalia continuano e continuano con una graditissima novità. Al suo esordio televisivo Caterina De Mauro, l'amministratrice di un brand nuovo, nuovissimo, di cui però sentirete parlare nel tempo, a Roma. Un brevetto italiano che ha fatto molto rumore in questi giorni e negli ultimi 2-3 mesi. Perché? Lo facciamo dire a lei, ma prima saluta gli amici di VendingTV.it e soprattutto presentati. Caterina, benvenuta. Benvenuto, grazie a tutti. Buongiorno, sono Caterina, come già Fabio ha ampiamente, diciamo, mi ha magnificamente presentato. Siamo qui nuovi, è la prima esperienza, primissima esperienza per noi in fiera e abbiamo avuto l'onore di presenziare proprio qui a Venditalia nel 2016. Siamo appunto un brand nuovo, produciamo macchine per cialda e vantiamo anche però di un brevetto che è proprio qui. È stato appunto rilasciato nel 2015 e ne siamo ampiamente soddisfatti. È il nostro cavallo di battaglia, monta su tutti i nostri fantastici modelli. Abbiamo tantissimi altri progetti in cantiere e insomma bisogna restare connessi per sapere e conoscere tutte le novità ben presto. Ecco, io dico che poi ognuno diventa protagonista quando si trova davanti alla telecamera e al microfono, viene in TV e dico mi tolgono il mestiere, perché tu poi insomma, pur essendo giovanissima, hai 25 anni, ecco, brava, allora auguri anticipati. Nel frattempo hai capito come funziona questo strumento, serve naturalmente a dare visibilità e attenzione a quello che è il vostro brand che è proprietario di un brevetto di cui abbiamo parlato e di cui stiamo osservando le immagini proprio in questo momento, eccolo qui. Perché questo brevetto è guardato da tutti come la soluzione? Sì. Allora, è un brevetto a sistema risparmio energetico. Abbiamo infatti montato doppio siluro in una caldaia anticorda in alluminio, isolata poi da boccole in nylon, per cui non vi è dispersione di calore. Infatti vantiamo di montare una resistenza di 350 watt e non invece a 750 o 800 come invece comunemente insomma si usa. Per cui alle signore da casa un occhio alla bolletta, perché la vostra macchina consuma pochissimo. Bene, ed è in linea con la normativa europea. Passiamo invece a questo punto al design delle macchine, un design molto ricercato per il quale avete speso tanti soldi per fare gli stampi. Ognuno di questi pezzi ha uno stampo ed è una macchina dall'estetica gradevole, dal funzionamento semplicissimo e dal risultato in tazza, visto anche il brevetto, certamente molto gradito dai consumatori finali. Certo, studi al rifrattometro che abbiamo portato avanti con dei clienti torrefattori che appunto ci hanno ampiamente aiutato in questo progetto, hanno certificato che effettivamente con questo brevetto e anche lo studio del PrestaCialda siamo riusciti ad ottimizzare l'estrazione e quindi anche la quantità di solidi disciolti. Sicuramente i nostri amici torrefattori sanno bene di cosa stiamo parlando, però insomma per noi comuni l'erogazione del caffè e la sua cremosità è percepibile all'occhio. Caterina, diciamo anche, non lo nascondo, con mia grossa sorpresa ho dovuto faticare un tantino per entrare nello stand, nel senso che il vostro stand è stato davvero preso d'assalto. Ma qual è il motivo? Voglio dire, è possibile che questo brevetto e questi modelli abbiano suscitato tanto clamore? Eh sì, infatti dietro diciamo la telecamera c'è un po' di fila anche adesso e per fortuna è stata per noi una grandissima sorpresa e anche soddisfazione, perché ovviamente il primo passo per noi, la prima fiera, quindi i timori, le ansie, e invece devo dire che siamo tornati ieri dopo il primo giorno veramente soddisfatti e contenti. Siamo in 7 nello stand e spesso tutti impegnati e non posso essere che contenta. Sicuramente ha fatto grande scalpore il gruppo, il brevetto, il fatto che comunque le macchine rispondano un po' a tutte le esigenze, a tutti i settori, che siano i gestori e quindi l'assistenza, ma anche i privati per il design e i vari materiali. Abbiamo il legno, il plastica, le nuove appunto la limited edition in plexiglass e stoffa, insomma si cerca di rispondere un pochino a tutti. Ecco, io nel frattempo mi giro intorno mentre lei parla
perché i modelli presentati sono davvero tanti, ovvero il modello è quasi sempre lo stesso, le variabili cambiano, cambiano i colori, cambia il materiale, cambia il modo di porsi all'attenzione dei consumatori, perché nel momento in cui viene appoggiato su un piano cucina, ad esempio, è un oggetto di design, è un oggetto d'arredo. Certo, soprattutto per la Chicco, ma noi abbiamo anche altri modelli, abbiamo la bar per ristorazioni che ha un rapporto qualità-prezzo che i clienti restano stupiti, diciamo, infatti chiunque la prova poi alla fine la compra. La Mini invece per i gestori, ottima, la Roma, e poi abbiamo il nuovo prototipo, il nuovo gioiellino che uscirà con delle fantastiche sorprese tra qualche mese. Abbiamo qui sotto la teca di cristallo proprio per lasciare un po' di attesa, un po' di sostanze e curiosità ai nostri visitatori. Una macchina mignon, sì, proprio quella che state guardando in questo momento. Caterina, e per chi vuole contattarvi, qual è il sito? www.macchinearoma.it oppure scrivere all'email info@macchinearoma.it. Saremo pronti qui ad ascoltarvi e a darvi tutte le risposte e informazioni al merito. Io l'ho detto, io devo cambiare mestiere, fra poco cambierò mestiere perché sarò certamente sostituito da qualcuno degli intervistati, perché ormai sono diventati tutti bravissimi dinanzi a telecamera e microfono. Caterina, grazie, saluta pure gli amici di Vending TV e VendingNews.it. Ciao a tutti e soprattutto grazie a te Fabio, gentilissimo come sempre. E allora io proseguo, non andate via perché questa volta abbiamo davvero tantissime novità da presentarvi qui su VendingTV.it con Fabio Russo.